Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Rita Chef Channel. Oggi vi metto a dieta. Mi viene da ridere, no, non vi metto a dieta, però vi voglio proporre, usciamo fuori da un periodo dove veramente abbiamo abusato, no? Di cibi, di grassi, di dolci, di tutto, per cui vi voglio proporre una mia insalatina. Vi propongo la mia, io la chiamo la mia insalatina del benessere. Quando ho bisogno veramente di disintossicarmi, di depurarmi un pochino, io mangio durante la settimana due o tre volte soltanto, mi nutro soltanto di questa insalatina. Ok, andiamo a vedere insieme gli ingredienti. Allora, avremo bisogno per condire l'insalatina di una vinaigrette a base di olio extravergine d'oliva, sale e succo di limone, quindi non di una vinaigrette, scusatemi, ma di una citronette, perché vinaigre in francese vuol dire aceto, citron vuol dire invece limone, quindi faremo una citronette con olio, sale e limone. Dopodiché abbiamo bisogno di finocchi, arance e noci, ok? Ora vediamo un attimino, diciamo, le caratteristiche, perché io mi faccio questa insalatina, per quale motivo. Allora, i finocchi, come tutti ben sapete, sono assolutamente privi di calorie, sono ricchissimi di vitamine e sali minerali, tra cui il potassio che ci fa veramente molto bene. Hanno poi delle grandissime proprietà depurative, quindi aiutano proprio tutto il nostro apparato, diciamo, gastrointestinale. Io non sono né un medico né un nutrizionista, però insomma mi piace sapere di che cosa mi nutro. L'arancia lo conosciamo tutti, gli agrumi in genere sono ricchissimi di vitamina C e aiutano veramente a rinforzare il nostro sistema immunitario. Le noci, infine, sono, io dico che a me le noci fanno bene al cuore e all'umore, perché è vero, sì, sono molto energetiche, sono ricche di grassi, però sono grassi buoni, per cui diciamo che svolgono veramente un'azione anticolesterolo e antiossidante per quello che è proprio la nostra salute, e per di più sono ricche anch'esse di fibre, per cui insomma l'aiuto delle fibre ci aiuta a livello intestinale. Ecco, detto questo, noi prepariamo la nostra insalatina. Io prendo una bowl vuota e vado a scolare dalla mia acqua acidulata con del aceto, come sempre. Allora io prendo il finocchio, lo lavo per bene esteriormente, dopodiché lo faccio in quarti. Vedete? Ho tutti i spicchietti, ogni finocchio lo divido in quattro, lo apro leggermente, lo sfoglio in questo modo sotto l'acqua corrente in maniera che le impurità vanno via, ok? E poi preparo una soluzione di acqua. In questo caso, vedete, in questa bowl io ho messo 4 cucchiai d'aceto. Ok, preparo questa soluzione e ce li lascio immersi in immersione per 15 minuti, 10 minuti. Ok, quindi a questo punto noi possiamo tranquillamente utilizzarli perché i finocchi sono ben lavati e disinfettati. Ora io non li vado a tagliare così nel senso della lunghezza, ma farò delle striscioline sottili e corte perché questo ci aiuterà proprio nel mangiarli, altrimenti diventerà un'insalatina sì benefica ma scomoda. Ecco, quindi io vado a tagliare a questo punto i miei finocchi così sottilmente. Ecco qui, diciamo che a scopo dimostrativo questa quantità va bene. Quindi io prendo i miei finocchi così affettati, vedete come sono corte? Se li avessi fatti nel senso, se li avessi tagliati nel senso della lunghezza, sarebbero state delle striscioline molto più lunghe e comunque alla fine risulterebbero un pochino più scomode. Ora asciugo il mio tagliere e procediamo con l'arancia. Allora, visto che il finocchio è già ricco di fibre, le noci sono ricche di fibre, noi questa arancia ce l'andiamo a pelare a vivo e ora vi faccio vedere come faremo. Togliamo innanzitutto le due calotte, la prima e la seconda, ok? Dopodiché la mettiamo così seduta e lei si tiene. Ora, con un coltello ben affilato, noi andiamo a pelare la nostra arancia fino a che vediamo esattamente l'interno dell'arancia, non vediamo più la parte bianca, e procediamo per tutta la circonferenza. Vedete? In questo modo procediamo così. Quindi noi alla fine, quando abbiamo capato l'arancia, vedremo soltanto, diciamo, le pellicine. Ecco, togliamo ciò che è abbiamo già eliminato, vediamo a questo punto, ora ve le faccio vedere da vicino, soltanto la pellicina che separa uno spicchio dall'altro, vedete la pellicina bianca, e
aiutandomi magari con un tamponcino di carta perché altrimenti sgocciola troppo e ve lo faccio vedere vicino alla telecamera, noi andiamo a preparare, a tagliare i nostri spicchietti all'interno di queste pellicine. Guardate, ecco, vedete? E lo poggio qui. Quindi la nostra pellicina è rimasta all'estremità dello spicchio, esternamente, e procedo così per tutta la circonferenza. Vado a creare i miei spicchietti. A questo punto ve l'ho fatto vedere da vicino, quindi per me è più semplice lavorare sul tagliere perché è più stabile. Ma anche voi fatelo così da casa, vedete? Guardate, non c'è traccia di fibra. Alla fine praticamente a noi rimarrà dell'arancia una fisarmonica, nel vero senso della parola, no? Senza spicchietti, ma una fisarmonica di fibre. Vabbè, questo è il mio modo di dirlo, insomma, per farmi un po' comprendere, non è detto che poi sia corretto, però ve lo voglio fare vedere. Ecco, quasi finito. Ci vuole pazienza, ma in cucina senza pazienza non si fa nulla. Ecco. E questa è l'ultima. E ora vi faccio vedere che cosa ci resta dell'arancia. Sempre con un tamponcino, guardate. Vedete? Ecco. Questo noi lo dobbiamo togliere perché è la fibra che non ci serviva. Quindi a questo punto i nostri spicchietti li tagliamo semplicemente a metà e li inseriamo nella nostra bowl insieme ai finocchi. Guardate, è gustosissima, eh? Poi se ne fate, veramente, se ne preparate un bel po', la potete mangiare anche come, diciamo, come piatto unico, magari ci accompagnate una buona fetta di pane integrale. Altrimenti potete utilizzarla come proprio un contorno vicino magari a un petto di pollo alla griglia, della carne alla griglia, del pesce bollito. Insomma, è dietetica ma molto molto gustosa. Io cerco di mangiare bene, però se posso evito, cioè non mi piace privarmi del gusto. Le noci sono già tagliate a metà e sgusciate, io le vado a spezzare con le mani, così, grossolanamente. La quantità decidetela voi, in base al vostro gusto, va bene? Io non abbondo, però comunque mi piace anche queste consistenze completamente diverse in questa insalatina. Mi piace questo gioco di consistenze tra il morbido dello spicchio, la croccantezza, diciamo, del finocchio e poi questa morbidezza croccante, perché alla fine comunque in bocca diventa una crema, no? Della noce. Mi piace così. Allora, prepariamo la citronette, olio extravergine, un pizzico di sale, senza abbondare, e un pochino, io qui ho spremuto mezzo succo di limone, il succo di mezzo limone, ma non lo userò tutto, quindi diciamo che un cucchiaio, mini frusta, e vado ad addensare la mia citronetta. In 2 secondi diventa una cremina densa, vedete? La metto a filo sulla mia insalatina. E la condisco così. Che profumo, mette appetito. Fa bene, ma non ti dà l'impressione di stare a dieta. E comunque non deve essere necessariamente mangiata per una dieta, può essere tranquillamente, ve l'ho detto, può essere un ottimo contorno che accompagna altri piatti squisiti. E ora la mettiamo su un piatto, così. In maniera molto casalinga, ma vedete come si presenta bene? Ancora 2 noci sopra, un filino d'olio, ma proprio un filino. Ecco qui. E la mia insalatina del benessere è pronta. Preparatela e fatemi sapere, ok? Un abbraccio forte a tutti da Rita. Ciao a tutti.